Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Blood Omen 2, The Legacy of Kain Series, ed oggi finalmente siamo giunti al castello Saraphan. Secondo la prospettiva globale del gioco, dovremmo essere all'incirca al 50% del gioco, perché comunque ormai non manca molto alla fine. Cioè, nel senso, mancano ancora un paio di combattimenti, ma per il resto non manca moltissimissimo. Quindi dovremmo riuscire a finirlo entro poco tempo. Allora, qui facciamo subito fuori il primo Saraphan. Iniziamo a prendere gli HP. Tra l'altro sto registrando nuovamente questa prima fase perché mi ha letteralmente, non lo so, mi ha letteralmente saltato tutto. Non so perché effettivamente. Ah, ecco, qui possiamo utilizzare la malia. In modo tale da poter utilizzare il maggiordomo e farci aprire la porta. Poi possiamo letteralmente uscire, andare a fare un po' in zonzo. Poi possiamo gridare aiuto. E qua ritorniamo noi stessi. Poi ovviamente io direi di tenere sempre Furia come prima scelta. Oddio, attenzione, anche se nebbia in questo caso. Consente di essere bello stealth, bello. Qua mi potenzio l'arma. Allora, quando possiamo, diciamo, controllare i maggiordomi, diciamo che c'è sempre una motivazione. Vabbè, sì, però qua. Ecco qua. Quindi andiamo di qua. Diciamo che forse loro più che altro servono come esplorazione. Mi permettono di esplorare. Il Seraphon. Ok, qua cosa abbiamo? Niente, perché praticamente mi sa che dobbiamo utilizzare questo. Ok, ho capito. Dobbiamo spostare quel. Oddio. Cosa ha raccolto? Un pezzo di carne? Allora, scusami, questo aggeggio dove lo dovrei buttare? Cioè, ci sarà un motivo se è messo qui.
Adesso lo dobbiamo mettere qua, ma non credo, cioè non è che devo dargli fuoco. Cioè non ricordo che debba dare fuoco. Ah, invece sì. Che devo farlo scoppiare praticamente. Beh, sono contento di esserci arrivato. Anche abbastanza in fretta. Perché sto notando che comunque gli episodi vengono abbastanza lunghi. No, il maggiordomo mi serve, lascialo. Il maggiordomo mi serve. Allora, vediamo. Vediamo perché mi serve. Magari mi sbaglio. Magari mi sbaglio e non mi serve. Allora, qui possiamo saltare. Qui per esserci la nebbia, però. Beh, lì diciamo che si combattono, quindi mi va benissimo. Questo mi evita. Non capisco perché c'era la nebbia, forse per non farmi vedere mentre aprivo la porta? Può essere? Non ho idea. Allora, checkpoint. Allora, qui abbiamo attivazione del glifo. Ecco, qui vedete c'è un Sarafan. Tra l'altro ho scoperto, o per meglio dire, ho provato la cosa di avvicinarmi praticamente al massimo nei confronti di un set, cioè proprio toccarlo con le hitbox. Se sono con la nebbia e loro non mi vedono, non mi sentono. Quindi quello è il mio fattore per essere sicuro di non sbagliare le distanze per quanto riguarda gli attacchi fatali. Infatti ogni volta che adesso ho la possibilità mi ci attacco proprio al Sarafan o a chi ovviamente devo effettuare la fatality e poi lo faccio. Allora qui cambiamo la spada, così ce l'abbiamo bella nuova. Qui si attiva l'interruttore. Bene. Qui abbiamo ancora la nebbia. Ecco, vedi, lì c'è un Sarafan che dobbiamo colpire. Vedete, proprio mi ci attacco e poi lo colpisco. Ora l'altro Sarafan in realtà dovrebbe essere allarmato. Esatto. Vediamo adesso se si sposta da questo lato. No, purtroppo no. Va bene, lo attacchiamo normalmente e amen. Tanto una volta che lo buttiamo a terra la prima volta non è un problema. Allora, rifocilliamoci di linfa, che come potete vedere stiamo crescendo a livello esponenziale. Stiamo facendo parecchio level up, a dire la verità. Lì c'è un maggiordomo che non mi interessa. Qui bisogna fare attenzione. Allora, lì c'è un Sarafan.
Lì addirittura ce ne sono due. Non so se il maggiordomo in realtà. Aspetta, ma qua cosa c'è? Nebbia. Ah, ecco, vedi, lì c'è un maggiordomo. Sicuramente mi servirà. Finisci il tuo lavoro e vieni su. Stiamo chiudendo le scale principali. Ma vabbè. Niente, non lo so cosa ho appena fatto. Allora. No, merda. Aspetta. Lì c'è qualcuno, ma non ci arrivo però. Ecco, adesso. Ole. Quindi prima girata. Per togliere l'acqua. Probabilmente là ce ne sarà un altro di maggiordomo. Vediamo. Adesso controlliamo meglio. Anche perché qua non c'è nessuno. Ok, questo non lo possiamo evitare. Finalmente le schivate riesco un attimo a gestirle meglio. Certo, è ancora un po' macchinoso il tutto, questo ovviamente ne sono cosciente, però diciamo che i miglioramenti per riadattarsi a quello che era appunto un gameplay vecchio. Non è male. Allora, qui abbassiamo ancora. Ah no, qui leviamo l'acqua praticamente. Mi sa che là ci devo arrivare col salto. Sì, ho questa impressione. Yes. Abbassiamo anche qua. Esatto, e abbiamo eliminato praticamente l'acqua. Beh, il castello Sarafan, in realtà non lo ricordo tantissimo. La cosa che mi ricordo abbastanza bene, paradossalmente, è praticamente la boss fight finale. Cioè, sembra assurdo. Ma è l'unica cosa che ricordo, non dico benissimo, ma che ricordo abbastanza bene. Quindi, almeno sulla boss fight finale, non avremo dubbi. Ma che non ci arrivano, veramente. Meno male, puoi saltare più in alto di chiunque altro. Allora, nebbia. Quello però si illumina? Eh sì, quello si illumina. Quindi la nebbia qui non lo so fino a che punto possa essere utile. Sì, quello si illumina. Ma come?
Cioè, hanno delle hitbox i loro attacchi assurdi. Cioè, mi ha colpito da non so quanta distanza. Sì, vabbè. Cioè, mi ha colpito da una distanza assurda comunque con quell'attacco. Proprio giusto nel momento in cui stavo dicendo che mi ero quasi abituato al combattimento, in realtà non è affatto vero. Sembra quasi un manicomio. C'è una porta di fronte alla scala? Allora, qui c'è un Seraphan e io in realtà lo vorrei... Anche perché tanto devo affrontarlo comunque, essendo la porta qui. Porta aperte. Vabbè, sì, nelle porte aperte non credo che ci sia molto da trovare. Ci sono due prigionieri che possiamo fare fuori. Uno e due. Ottimo. Prendiamo un po' di HP, tra l'altro anche la fibra che sta aumentando. Qui non credo che ci fosse altro. Sì. Io sempre per scrupolo ci controllo, ma questa è una mancanza mia perché non ricordo, diciamo, al 100% il gioco. Ecco, e qua giustamente non si aggrappa. Ecco lì un altro Seraphan. Aspettiamo che si giri e poi lo prendiamo alle spalle anche lui. Oh oh, mi sa che non si gira. Sì, si gira. Cioè, praticamente il salto alle spalle equivale a 3 colpi di spada. Cioè, praticamente metà vita. Quindi non è male. Oddio! Ah, c'è la barriera. E chi l'aveva vista? Ah, ecco perché allora giustamente devo salire la scala da lì. Non l'avevo completamente vista la barriera. Ok, cambiamo. Perfetto. E adesso dobbiamo fare il giro al contrario. Il salto penso che lo posso utilizzare. Per andare là sotto però. Dannati. Non mi ci fanno andare là sopra. Ok, tagliamo corto. Ah, giusto, adesso c'è ovviamente il fattore di spostare la barriera. Però questo non è un problema. Facciamo attenzione se ci stiamo dimenticando qualcosa. C'è muro invisibile che mi si crea. Mamma mia. Let's go.
Quelle erano le segrete del castello Serafan. Ok. Io adesso direi che possiamo andare prima in avanscoperta, utilizzando la maglia. Allora, qui c'è un potenziamento per l'arma. Poi andiamo avanti, vediamo cosa c'è in giro. Beh, fondamentalmente i maggiordomi servono a questo. Servono a farci andare, cioè a mandarli in avanscoperta, tecnicamente. Poi abbiamo soltanto un range limitato per quanto riguarda la maglia, quindi in questo caso il maggiordomo poi torna indietro. Ecco, qui c'è la nebbia, facciamo attenzione. Quella mi sa che c'è la barriera. Lì sopra c'è il glifo. Attenzione allora. Merda. Perfetto. Ora quella guardia in realtà potrei attirarla verso di me. Ehi, hai visto passare qualche sconosciuto? Non un'anima, signore. Tieni già, potrebbe esserci un intruso. Ma con chi cazzo stai parlando? Cioè, con chi stava parlando? Madonna quanto sangue possiedono questi. Vediamo proprio delle trasfusioni che faccio. Level up? No, mi manca una goccia. C'è un'altra barriera. E allora forse dobbiamo andare da questo lato? No. Qui no. E lì neppure. Ma scusa, la maglia non funziona? Ho visto delle guardie scendere di corsa. Non lo so, mia signora. Vai a scoprirlo. È un incendio, un attacco di qualche... Forse dovremmo aspettare che qualcuno ci dica qualcosa. Mi hai sentito? Sai chi sono io? Mia signora forse desidera che l'accompagni alla guarnigione. Loro sicuramente le sapranno spiegare che cosa sta succedendo. Oh, molto bene. Quindi il maggiordomo se ne va. Allora, qui non c'è modo di poter passare. Lì neppure. Aspetta, non ho capito bene questa fase, perché non ho un modo di poter salire da nessuna parte, neanche di qua. Quindi ho il maggiordomo, adesso lo trovo lì sopra. Cioè, qua me la oltrepassa la barriera. Lì non me la oltrepassava. Dio santissimo.
Certo, è strana sta cosa. Aspetta. Qui su non c'è nessun maggiordomo? Ah, eccolo. Infatti mi sembrava strano, stavo dicendo, ma... No, ma porco... Perché io sbaglio, premo il tasto, mi sembra che posso saltare, in realtà non puoi saltare. Niente, qua mi fa un muro invisibile. Eh sì, sicuramente lui mi serve per andare a togliere la barriera qui. Eccolo, è di Lee Kane, il signore dei Serafan, che mi sconfigge. La mia mietitrice perduta. Lì attenzione che c'è la guardia. Allora, vediamo se si gira... Se si gira mi fa un favore, così l'attacco alle spalle. Se non si gira... Cioè, anche se ho la mira automatica sull'avversario, lui non si gira. Questa è la cosa che dà fastidio, non tanto il fatto di combattere o non combattere. Questa molto probabilmente dovrebbe essere la sala del capo dei Serafan. Ok, qui c'è un'altra barriera. Vampiro. Signora, lei mi ha preso per qualcosa che non sono. Non sprecare il mio tempo, so chi sei. Lavoro per i Cabal. Ora ascoltami bene. Ma certo, parla. La donna che cerchi è rinchiusa in una delle torri superiori. Ottimo. Come la raggiungerò? Calma, dovrai attraversare questa barriera e hai bisogno di me per aprirla. Allora fallo subito. A tempo debito. Prima c'è un altro compito da sbrigare. Quale compito? In questo momento un importante nobile sta visitando il castello. Deve essere ucciso. In modo che tu possa aprire la barriera? Mi hai preso per un idiota. Aprila! Deve essere ucciso, ti ho detto! È un traditore. Ha danneggiato in modo gravissimo i Cabal, lo giuro. Sembra un assassino da strada. La barriera non si aprirà finché quell'uomo sarà in vita. Te l'assicuro. Il suo nome è Artemis. Lo riconoscerai dal mantello blu. Quando sarà morto, la sua lingua mendace sarà muta per sempre. Io aprirò la barriera, non prima. Lo farai? Pare che non abbia scelta. Va. Uccidilo, Kane.
strappagli il suo cuore di pietra e torna quando avrai finito. Eccolo. Allora, il problema è che qui la nebbia si trova lontana, quindi io potrei fare così. Poi utilizzare la nebbia. Oddio. Oh, è ancora vivo. Ok, mi metto sulla nebbia. Così loro adesso vengono a cercarmi. Ole, fuori uno. E fuori due. Ole. Ok, barriera abbassata. Lì c'è un bel maggiordomino che adesso gli facciamo fare un pochino di servitù. Ah, non va bene. Ok, allora lì c'è un'altra guardia. Va bene, quella la facciamo fuori. Oddio. Vedete, loro hanno il punto debole che praticamente dopo una raffica o dopo un attacco si stancano, quindi si abbassano. Quindi loro, diciamo che da un lato sono molto più facili da sconfiggere. Mi ero accorto che dovessi andare di là. Cioè, il fattore che la loro stanchezza sia variabile è figo comunque. Cioè, nel senso, possono stancarsi dopo un attacco, possono stancarsi dopo due. Possono anche stancarsi dopo tre. Oddio, ma qua un muro invisibile.
Allora, qui non c'è nulla. Allora, di là devo assolutamente saltare. Bene. Aspettami lì. Oh oh. Allora lì si ritorna indietro. Quindi ecco, a me interessa questo. Scendo la scala, ma possibilmente per un checkpoint, giusto? Cioè la scala mi funge come se dovessi cadere. Cioè se io dovessi scendere qua, ho la scala che praticamente mi riporta lassù. Ok. Essere che devo andare effettivamente di qua. Assaggia la mia lava. Certo che l'assaggio la tua lama. Vieni qua. Tu assaggi la mia e io assaggio la tua. Facciamo sempre attenzione a questi attacchi. Ok. Ah sì, giusto, perché noi dovevamo andare di qua. Che col maggiordomo non c'eravamo potuti andare. Vero. Effettivamente è vero. Esatto. Checkpoint. Madonna, ma ste barriere che mi spuntano alla fine, va, che infamate sono. Oh, mi sa che devo scendere a sto punto. Perfetto. E diciamo che il pattern del serafino gigante, del serafan gigante, è abbastanza easy. 5 attacchi e poi o attacco pesante o attacco leggero. Grazie. Lato. Va bene, anche se lì c'è l'allarme, non mi interessa. Oh!
Oh merda. Facciamo suonare l'allarme. Cioè, teoricamente così dovrebbe staccarsi l'allarme. Allora, nebbio. Però aspetta. Tu non puoi salire le scale addirittura. Cioè proprio sei talmente handicappato. Già si è bloccato, quindi devo scendere subito praticamente. Allora mettiamo nebbia, quindi devo attivare, scendere subito e in nebbia fare tutto il resto. Quindi scendiamo subito. Ok, le spedizioni di due miei mercanti sono in ritardo, non capisco perché. Devo essere pagato. Noi non pagheremo più nessuno. Ma i nostri accordi. Le condizioni sono cambiate. Gli accordi sono sospesi. Ho ordinato delle merci. Non le posso restituire. Buttale in mare, per quello che mi importa. Passaggio segreto. Perfetto. Così al mercante lo abbiamo salvato, visto che gli accordi erano cambiati. Allora, tu aprimi la porta. Grazie. Un bel checkpoint. Poi qui c'è un bel power up. Dove è finito il maggiordomo? Non può entrare lui di qua. Vabbè, sei inutile. Pensavo potesse entrare di là in modo tale che il Serafan lì non mi vedesse e potesse attivare la leva. C'è un altro power up. A dire il vero non so se ne ho mancati durante la mia esplorazione. Io credo di no, fondamentalmente, perché ho esplorato un po' tutto. Però ok, qui direi di fare un bel saltino. No! Ero convinto di...
Cioè, questo sono attacchi speciali, invece. Cioè, era una bestia. Ok. C'è nebbia. Lì sotto hanno trovato dei corpi. L'intruso è vicino. Voglio che pattugli il cortile. Sì, signore. Io controllo la cella. Fuori! Allora, questo lo possiamo fare fuori tranquillamente. What? Ma cazzo mi ha visto? Ma dai! Vaffanculo! Cioè, totalmente a caso mi ha visto. Toh, crepa. Ah, vabbè, sì, tu sei il paladino della giustizia. Madonna mia, quanto sangue. Ah, banca della... banca del sangue. Guarda che bella spada che aveva. Bene, mia. C'era la barriera, quindi meno male che l'ho tolto. Olè. Eccola Uma. Kane, pensavo che nessuno avrebbe osato cercare di salvarmi. O sei un prode o sei pazzo. Diciamo che sono implacabile. Deve esserci un glifo vicino che alimenta la barriera. Trovalo e disattivala. Che cosa hai scoperto nel quartiere industriale? Dimmelo, nel caso in cui non possa liberarti. Dirtelo prima di essere libera. Kane, tu che cosa faresti al mio posto? Darei al mio salvatore un pegno di buona fede. Questa informazione è solo per Vordor. Non mi consideri degno di fiducia? Non mi hai ancora salvato. E va bene. Tornerò fra poco. Non credo che sia lo stesso glifo, perché... cioè, se attivo questo... Cioè, veramente? E un'ora e mezza? Che giro inutilmente? Bene. Ottimo. Beh, proprio così a caso.
Sei ferita? Non è niente. Dobbiamo raggiungere il tetto. Quando sarò fuori da queste mura schermate, potrò usare una magia che ci riporterà al santuario. No! Finalmente. Quale anima vivente disturba il tuo ordine? Quale creatura osa spargere il sangue dei miei servitori? Aveva la spada. La mietitrice d'anime, il premio che avevo vinto secoli fa, era nelle sue lorde mani. E tu chi sei? Mi conosci? No. Sei stato completamente distrutto. Con grande facilità. Il tuo nome è annegato nelle acque dei tempi passati. Tutti i tuoi piani sono sfumati, ridotti in cenere. Quelle parole saranno il tuo epitafio. Osi pensare di uccidermi? Quella fantasia è affogata nel sangue molto tempo fa, quando ti ho sconfitto. Ma non hai imparato nulla. Che patetica creatura. Osi sfidarmi ancora? Muori, demone! No, Kane! La tua morte avverrà per mia mano. Quante volte devo ripeterti questa lezione? È troppo forte per te, Kane. Con la mietitrice d'anime ci può uccidere entrambi. Dobbiamo fuggire. Ci batteremo quando saremo più forti. No, lasciami! Quel maledetto demone è mio! Io sono il tuo destino, Kane. Ora e per sempre. Non importa quando, tu tornerai da me e incontrerai la tua fine. Boom! Sana e salva. Kane, ti ringrazio a nome di tutti noi. Quando mi va, so seguire gli ordini. Abbiamo incontrato il signore dei Salva. Si è mostrato? È un po' più potente di quanto pensassi. E ha la mietitrice d'anime. Strano che tu non me l'abbia detto subito. Non sei pronto per combattere il signore dei Sarafan, te l'ho detto. Siamo riusciti a fuggire per miracolo. Vorador, ti devo parlare. Hai delle informazioni per noi, lo so. Puoi parlare. Ero nella più grande fabbrica del quartiere industriale. Prima di essere scoperta, avevo trovato un'enorme stanza centrale che conteneva un portale magico di qualche tipo. Quel portale si apriva su un posto come non ne ho mai visti. E c'era una sola sorgente magica a tenerlo aperto, una pietra su un piedistallo. Vorador, credo che fosse la pietra di unione. La pietra di unione? Ma certo! Che cos'è? Su, spiega. La pietra di unione è un oggetto potentissimo. Può piegare lo spazio e il tempo per aprire dei portali verso qualunque punto di Noscott. Non so perché il signore dei Sarafan l'abbia portata nel quartiere industriale, ma potrebbe esserci molto utile. Utile in che modo? Solo chi ha la pietra non può essere colpito dalla mietitrice d'anime. E questa è solo una leggenda che si rivela falsa nel momento fatale. Oh no, nessuna leggenda, ci sono le prove. Il signore dei Sarafan l'aveva con sé quando ti sconfisse 200 anni fa. Cosa? Altrimenti, come avrebbe resistito alla mietitrice d'anime? Tu non sei riuscito a usare i poteri della spada e lui ha potuto sconfiggerti. Allora prenderò la pietra e la userò contro di lui. Ma sappiate questo. Quando l'avrò in mano, ne reclamerò la proprietà. Spero di essere stato chiaro. Allora sei destinato a combattere il signore dei Sarafan. Non potrai più cambiare idea. Ero di quell'idea fin da quando mi faceste tornare in vita. Niente e nessuno mi dissuaderà. Così sia. Devi usare il sottopassaggio per raggiungere il quartiere industriale che si trova nella zona nord-est della città. Dovrai superare il cancello che blocca l'accesso alla gente. Ti lasceremo scoprire da solo come fare. Uma? Quando sarai nel quartiere, cerca la fabbrica principale. La pietra si trova laggiù. Tornerò con la pietra di unione e la testa del signore dei Sarafan. Mm.
Lasciai la relativa sicurezza del santuario e mi avventurai di nuovo nell'arte. Come scoprì, il quartiere industriale di Meridian era un autentico paradiso. Invece di attaccarlo direttamente, mi intrufolai nei quartieri degli operai e iniziai di lì la mia ricerca. Bene, e anche per questo episodio è tutto, quindi grazie ancora una volta per essere stati con me e noi ci becchiamo alla prossima.